Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Qui ti parlo di un concetto chiave, molto importante. Quando componi, quando scrivi canzoni, non cercare mai, mai, mai l'approvazione esterna del tuo pubblico. È uno dei passi più importanti. Non cercare l'approvazione mai esterna. Devi fare quello che ti piace, devi realmente scrivere le canzoni per te. Mai, mai farlo pensando a cosa piace il pubblico, pensando a cercare, esatto, l'approvazione sociale piacendo agli altri. Questo è il primo errore che puoi commettere, ed è un errore che io ho commesso per anni, cercare proprio di scrivere canzoni tipo techno, tipo blues, solo per poter piacere alle altre persone. Da quando ho iniziato invece a capire, pensa invece a questo, pensa al rifiuto degli altri, pensa a non essere accettato, pensa che un Picasso è fatto per il suo pubblico, Picasso ha il suo pubblico e per il suo pubblico è straordinario, ma come ogni Picasso, Dalì, ogni Ferrari, ogni prodotto esclusivo, sei esclusivo, quindi piace a un pubblico preciso, non puoi piacere a tutti, soprattutto non devi suonare per piacere a tutti, devi essere un Picasso, portare qualcosa di nuovo, una musica geniale che ti rappresenti, rappresenti le tue emozioni, non devi essere inosservato, perché quando vuoi e cerchi l'approvazione esterna a livello compositivo, in pratica risulta che quello che fai cerca il successo effimero, quello di piacere, e in pratica non rappresenta realmente chi sei. Quindi veramente ti consiglio di divertirti, di scrivere canzoni che piacciono a te, di pubblicarle e di fregartene letteralmente del parere esterno. Nel momento in cui ti diverti, allora lì sei in grado di contagiare le altre persone, ma non lo devi fare pensando di contagiare altre persone, devi suonare pensando di suonare, di comporre e divertirti, mostrare la tua vera energia e convertirti in quel Picasso, in quella Ferrari unica, che non è pendente di cosa pensano gli altri, ma semplicemente mostra la propria avventura e il proprio mondo. Devi essere come un film che mostra, non è che dice, arriva il direttore a un certo punto e dice fai il film come vuoi tu, no, tu proponi il tuo film, la tua visione e poi basta, finisce lì, apporti qualcosa di unico e accetti il fatto che non puoi piacere a tutti, ma non è questo quello importante. Ciao, possiamo venire!